Uomini e donne non viene trasmesso, grave lutto. Oggi, lunedì 26 marzo, è una giornata molto particolare e difficile. Nel cuore di questa notte è venuto a mancare uno dei conduttori più amati della televisione italiana, stiamo parlando di Cancelletto Fabrizio Frizzi. Fabrizio Frizzi muore per un'emorragia cerebrale, Cambiano i palinsesti. Il presentatore dell'Eredità è stato colpito questa notte da un'emorragia cerebrale che gli ha causato la morte. Lo scorso ottobre fu ricoverato a causa di un'ischemia che lo colpì mentre registrava una puntata del programma preserale di Rai 1. Da quel momento in poi il conduttore ha dovuto incominciare una battaglia estenuante che, purtroppo, non è riuscito a vincere. Lui stesso dichiarava: "Sto battagliando, se vincerò vi dirò come sarà andata". Questo, però, non è mai accaduto dato che la battaglia l'ha persa. Proprio a causa di questo grave lutto, l'azienda Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto per la giornata di oggi in segno di lutto e cordoglio per la famiglia di Fabrizio, soprattutto, per le sue ragazze Carlotta e Stella. Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Cancelletto Uomini e Donne, infatti, quest'oggi non andrà in onda. Dal sito ufficiale della trasmissione è stato trasmesso il messaggio ai telespettatori informandoli della decisione presa da Mediaset. Si legge, infatti, Maria e tutta la fascino abbracciano Carlotta e Stella. Seguono, poi, parole di apprezzamento e ammirazione verso il conduttore scomparso. Uomini e donne non va in onda in segno di lutto, ecco da cosa è sostituito a sostituire il programma di Cancelletto Maria De Filippi. Ci sarà una puntata straordinaria della soap di Canale 5 Una Vita. Uomini e donne tornerà in onda da domani, martedì 27 marzo, in cui vedremo la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi alle 14.45 su Canale 5. A confermare tali notizie ci ha pensato anche la stessa Raffaella Mennoia, che su Instagram ha annunciato la sospensione della trasmissione e ha dato l'appuntamento a domani, in cui vedremo Il Trono Classico e i risvolti di Sara, Niloufar e gli altri tronisti. Ma non è tutto. Anche la trasmissione preserale rivale dell'Eredità, ovvero Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis, non verrà trasmessa sempre per la stessa motivazione. L'Italia Unita saluta Fabrizio Frizzi che, oltre ad essere un ottimo conduttore, è stato anche una persona splendida. Un uomo educato, per bene, generoso e sempre con il sorriso sulle labbra, lo stesso che tutti ricorderanno per sempre.